L'Unione Industriali Napoli compie 100 anni di vita e prosegue festeggiamenti, iniziati nel mese di gennaio, per il prestigioso traguardo di longevità raggiunto. Si tratta di un traguardo importante che testimonia la forza e l'intraprendenza dell'imprenditoria partenopea, che già un secolo fa era all'avanguardia nella rappresentanza degli interessi industriali e nella modernizzazione del Mezzogiorno e dell'intero paese. Questa volta la location scelta per ospitare la celebrazione è forse la più simbolica. Il Teatro di San Carlo, uno dei teatri più importanti d'Europa, nel quale era presente, a sottolineare l'importanza dell'iniziativa appunto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Platea ricca di ospiti illustri e di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, con l'apertura della giornata affidata al Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, cui sono seguiti i discorsi di Ambrogio Prezioso, Presidente degli Industriali di Napoli, e di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria. Pieno di spunti il discorso del numero uno Boccia, che ha dichiarato: "Al sud dobbiamo fare di più, gli investimenti pubblici sono troppo bassi. Allora lavoriamo a meccanismi che accelerino le procedure, come project financing, spingiamo sui master plan, apportiamo tutte le possibili semplificazioni procedurali. La nostra proposta di azzerare il cuneo fiscale per i primi 3 anni per le assunzioni dei giovani a tempo indeterminato dà valore al lavoro e non ai sussidi. Include i giovani e questo in particolare è rilevante al sud, dove la disoccupazione giovanile ha ancora dimensioni drammatiche, non solo per le proporzioni, ma per il disincanto che genera. Una misura del genere", ha proseguito il presidente di Confindustria, "porterebbe non solo maggiore crescita, ma consentirebbe ai nostri ragazzi di costruire il loro progetto di vita, concilierebbe le ragioni della società con quelle dell'economia".